La grande paura dell'Europa si è realizzata. Donald Trump è diventato il prossimo presidente degli Stati Uniti. Qui a Bruxelles non si faceva mistero di preferire Hillary Clinton, e invece il presidente sarà il temutissimo Trump. Ora, le prime reazioni dell'Europa sono state quelle più ovvie. Si dice che si vuole collaborare, che le relazioni sono profonde, e che ci sono tutte le condizioni necessarie per continuare a lavorare come in passato. Anche Trump, dal canto suo, in realtà, nel suo primo discorso dopo la vittoria, è stato molto aperto, molto tranquillizzante verso l'estero, dicendo cercheremo partnership, cercheremo di collaborare e così via. Però molto è cambiato e la sensazione è che a Bruxelles non lo si sia ancora capito. La visione del mondo che ha Donald Trump non è la stessa che ha Obama, né, non è quella che ha Hillary Clinton e non è quella che hanno i dirigenti europei. Però Donald Trump è il politico più potente del mondo. Ora, certamente, quando siederà alla Casa Bianca dal prossimo 20 gennaio, alcuni toni che ha usato in questi mesi saranno moderati. Quando poi dovrà governare davvero, non dovrà rendersi conto che le cose sono un po' più complesse di come le ha presentate lui. Però avrà un'altra visione del mondo, avrà ad esempio altre relazioni con la Russia, molto più amichevoli di quelle che aveva Obama. E sembra completamente disinteressato ad altri teatri che interessano invece l'Unione Europea, come il Medio Oriente. E sembra assolutamente disinteressato alla NATO, o quasi. Insomma, vuole molto limitare la partecipazione degli Stati Uniti all'impegno nell'Alleanza Atlantica. A questo punto l'Europa dovrebbe organizzare una risposta, più che dire vogliamo collaborare, che è quasi ovvio, dovrebbe dare delle sue risposte, dovrebbe uscirsene dicendo rilanciamo sulla difesa comune, rilanciamo sulla zona del mondo nella quale noi possiamo esercitare una maggiore influenza, che è un po' in realtà quello che ha scritto Federica Mogherini nella sua strategia globale, che speriamo non resti una lettera morta. L'Europa dovrà ripensare anche le sue politiche commerciali, perché Trump ha detto chiaramente che lui non sostiene il TTIP e potrebbe essere forse questa un'occasione per l'Unione Europea di pensare ad accordi o strategie, a politiche commerciali che siano più tranquillizzanti per i cittadini, più di quanto non lo siano state quelle fatte finora con TTIP e CETA, che hanno sollevato grandi proteste da parte dei cittadini. Insomma, l'Europa ha bisogno di assumersi delle responsabilità nuove, di immaginare politiche nuove, anche perché se dice che il nemico peggiore dei suoi cittadini è il populismo, in realtà tutte le politiche che si stanno facendo potenziano molto il populismo. Negli Stati Uniti, appunto, ha vinto Trump, che è considerato a suo modo un populista. In Europa stanno stravincendo ovunque le forze, diciamo, antisistema, le forze che contestano la politica tradizionale. L'Europa non sembra per il momento aver capito questo messaggio, sembra quasi un po' autistica nel difendere alcune posizioni che sono quelle tradizionali, che sono quelle che i cittadini non condividono più. Le basi per ripartire ci sono, bisogna che siano condivise e che si abbia il coraggio e la responsabilità per seguirle.